Ciao a tutti, sono Morgan e vediamo con questa serie di video come si fanno i timelapse. Ed eccoci qua, secondo me, la parte più interessante dei video di come si fanno i timelapse. Dunque, questo tipo di tutorial lo dovrò fare a puntate perché comunque è una cosa abbastanza lunghetta. Premetto che non farò la parte degli scatti, ok? Quella parte lì la farò più avanti, perché comunque, dato un po' la questione del Covid, dato appunto la questione un po' per il freddo e maltempo, è difficile uscire per fare una dimostrazione degli scatti, quindi presumo già che voi abbiate già degli scatti fatti. Da qua poi andremo a sviluppare le foto per fare poi un filmato di timelapse. E c'è da sapere che bisogna avere tre programmi fondamentali, almeno io uso tre software, ovvero Lightroom di Adobe, poi LR Timelapse e poi Premiere Pro. Dunque, per Lightroom serve a sviluppare la foto, ok? LR Timelapse, che lavora insieme a Lightroom, serve per sviluppare il filmato timelapse, e Premiere per il montaggio video. Riguardo a Lightroom, potete scaricare software nel sito Adobe, trovate un pacchetto per fotografia Adobe Lightroom e Adobe Photoshop a un prezzo conveniente, e praticamente un abbonamento da pagare mensilmente, però abbastanza basso come prezzo. Mentre per LR Timelapse esiste la versione, quella gratuita, però con alcune limitazioni, e per Premiere Pro anche quello dovete avere l'abbonamento mensile. Se volete, al posto di Premiere Pro potete usare DaVinci Resolve, che è un programma di montaggio video, e con una licenza unica avete le stesse funzionalità di Premiere Pro. Riguardo a LR Timelapse, la versione a pagamento è il costo di una licenza unica. Questo ve lo consiglio perché, essendo una licenza unica, avete molte funzionalità a livello professionale. Gli aggiornamenti di LR Timelapse sono inclusi nel prezzo, quindi state tranquilli che se ricevete un aggiornamento non avete costi aggiuntivi. Quindi vi consiglio di acquistare la licenza, che è unica. Ma ora, passo a passo, vediamo come si fa uno timelapse. Dunque, eccoci qua. Allora, abbiamo la schermata di LR Timelapse che si presenta in questo modo, ok? Bene, mi raccomando, aprite anche Lightroom, così ce l'avete già pronto. Inserite la libreria, ok? Abbassiamo, dunque, vediamo. Allora, innanzitutto andiamo sulla nostra cartella delle foto in RAW che abbiamo fatto di timelapse, ok? Clicchiamo sopra. Automaticamente lui va alla ricerca delle foto e le carica. Eccoci qua, dunque ha caricato tutto, e vi spiego in due parole cosa servono queste colonne. Dunque, qui abbiamo le anteprime di luminosità, ok? Sono dei valori che serve al programma per calcolare poi la transizione automatica. Qui abbiamo l'intervallo delle nostre foto, l'apertura del diaframma, il tempo dell'otturatore, ok? Gli ISO, il nome del file, la larghezza e altezza della foto. Dunque, cominciamo. Innanzitutto clicchiamo qui. Cosa serve questo pulsante? Serve praticamente a determinare il numero di keyframes. Cosa sono i keyframes? Sono delle foto dove noi andremo a modificare con Lightroom, che poi saranno di riferimento per tutte le altre foto, perché non andremo a fare la modifica foto per foto, ovviamente, perché qua ne abbiamo 169,
ma andremo a modificare ad esempio 5 keyframes o 10 keyframes oppure 12, insomma. E da queste foto poi andrà il programma a fare tutta la modifica di tutte le foto con la transizione automatica. In questo caso, siccome la luminosità è abbastanza omogenea, ok, possiamo selezionare 5 keyframes. Ovviamente se abbiamo fotografato il tramonto o l'alba dobbiamo selezionare più keyframes per avere una precisione molto più marcata per andare a modificare poi foto. Dunque 5 keyframes, ok. Questo programma, diciamo, il suo lavoro principale è quello di togliere il flickering. Cos'è il flickering? Il flickering non è altro che quel fastidioso lampeggio che si vede durante il filmato, ok? Questo è causato ad esempio dal passaggio delle nuvole davanti al sole, oppure in questo caso io fotografando solo in manuale sono andato a variare, ok, la velocità di scatto perché vedevo che appunto c'era troppo sole e probabilmente il sole è uscito dalle nuvole, ok, e ho avuto l'esigenza di aumentare la velocità di scatto e quindi far la foto leggermente un po' più buia. Ecco, questo passaggio qua, se è repentino, crea flickering, e questo programma appunto va a livellare questi picchi di luce. Bene, fatto questo andiamo a cliccare su Holy Grail, che è praticamente il metodo che si usa appunto per fare un time lapse di tramonto o alba variando la velocità di scatto in manuale, ok, anche gli ISO, ok. Abbiamo due slide qua. Allora, io di solito stira non lo uso mai, uso ruota, che va praticamente a ruotare, come vedete, la linea arancione. Questo slide serve a ad avvicinare il più possibile questa linea arancione alla linea gialla, che diciamo l'esposizione ideale del nostro time lapse. Premetto che questa linea qua gialla, nel caso in cui vogliate fare tramonto o alba, non ha valenza, perché comunque sappiamo che nel tramonto e alba abbiamo ad esempio un'esposizione che ha un valore alto e poi man mano scende. Ecco, al massimo si può leggermente avvicinarsi alla linea gialla, ma cerchiamo comunque di tenere un andamento naturale del time lapse. Ok, facciamo salva. Fatto questo, teniamo cliccato il tasto sinistro del nostro mouse e trasciniamo su Lightroom. Eccoci qua, così. Allora, facciamo CTRL A per essere sicuri che sia tutto selezionato, facciamo importa. Ok, fatto questo andiamo a selezionare LR 5 keyframes e va a selezionare appunto i keyframes che abbiamo deciso noi su LR timelapse. Ora passiamo allo sviluppo. Premetto, non faccio corso di sviluppo perché il mio intento è quello di spiegarvi un po' il workflow dello timelapse. Dunque, allora, esposizione, tiriamo giù, luci, tiriamo giù un po', ombre, tiriamo su leggermente, bianchi, di bianchi, neri, leggermente, chiarezza, mi raccomando, la chiarezza non tiratela su troppo, perché diciamo non solo la chiarezza ma un po' tutti i valori cercate di rimanere su valori abbastanza normali, non troppo esagerati, perché rischiamo di rovinare le nostre foto. Ok, dunque qua facciamo contrasto medio, andiamo leggermente a tirare sull'esposizione, diamo un po' di colore
Dunque, diamo un po' di vividezza, ok, leggermente, bene. Andiamo su rimuovi aberrazione cromatica, anche se comunque bisogna lavorarci ancora un po' su questa foto, perché come vedete c'è leggermente una dominante magenta che dà fastidio, ma come ho detto prima, il mio intento è quello di farvi vedere un po' come si fa a fare il time lapse. Qua abbiamo leggermente la foto bruciata, ok, le ombre tiriamo su ancora un po', ok, fatto questo facciamo CTRL A, ok, andiamo su script e facciamo LR sync keyframes. Praticamente facendo così va a cambiare, a sincronizzare, scusate, tutti i valori impostati sul primo keyframe anche sugli altri quattro. Fatto questo andiamo su libreria, ok, selezioniamo. Allora facciamo una cosa del genere. Allora, siccome io ho foto già in memoria, quindi voi che non ce l'avete fate CTRL A, ok, per selezionare tutti i 5 keyframes, metadata, e andate a salvare i metadati nei files, mentre io che ce li ho già, ok, devo andare a togliere questo filtro, ok, selezionare tutto, metadata, salva metadata dei files, continua, ok, e adesso fa il salvataggio. Dunque, ripeto, siccome io ho le foto già in memoria, ho dovuto selezionare tutte le foto. Voi che non ce l'avete in memoria, basta che selezionate i keyframes e fate metadata, salva metadata nei files. Ok. Bene, fatto questo, ora passiamo a LR Timelapse, facciamo ricarica e lui va a ricaricare tutti i cambiamenti che abbiamo fatto sui nostri keyframes, come vedete qua, che abbiamo abbassato la luminosità, ok. Facciamo transizione automatica e lui con dei calcoli va a livellare questi picchi di luce, sia il flickering sia l'elaborazione che abbiamo fatto sui nostri keyframes. Fatto questo, ok, fate anteprima visiva. E lui adesso si fa tutti i suoi bei calcoli, ok, e va a livellarmi sia picchi di luce e tutti i valori che abbiamo messo, tipo qua adesso non è segnalato, ma tipo la saturazione e quant'altro, da rendere un po' smooth, diciamo, un po' morbido il passaggio tra una foto e l'altra di luce e quant'altro. E così in questa maniera abbiamo il nostro filmato abbastanza lineare. Aspettiamo che carichi tutto. Ok, ha caricato le foto e come vedete qua la nostra linea è abbastanza omogenea, ok. Quindi nella prossima puntata vedremo poi come funziona il deflicker visivo e come fare l'esportazione del filmato. Intanto vi ringrazio per aver guardato questa prima puntata e ci vediamo alla seconda. Ciao!